Il termine leggero è stato applicato a questa musica in molti paesi del mondo, perché light music in America e in Inghilterra è stato usato, però in Italia in modo particolare il termine musica leggera risale al fascismo. Cioè, era l'EIAR, la radio di Stato, la radio di regime, che aveva coniato questo termine traducendolo da altre lingue per rappresentare la musica non seria, non colta, e questo termine è rimasto molto a lungo e tutto sommato tuttora è un termine che io rifiuto di applicare in senso generale a tutte queste musiche, perché molte delle musiche importanti che sono nate nella popular music, nell'ambito popular, negli ultimi 50 anni sono nate precisamente in opposizione alla musica leggera. Cioè, i cantautori sono nati contro la musica leggera, il beat e il rock sono nati contro la musica leggera, quindi chiamare anche quella musica lì musica leggera è un controsenso ed è anche offensivo. Quindi poi alla fine chiamiamo questa musica popular music col termine inglese, perché non c'è un termine italiano che la rappresenti davvero. Quando si parla di media e di dischi, l'idea dell'album come un prodotto autonomo, che non sia un'antologia di materiali precedenti e di canzoni che hanno già avuto successo, ma che sia una successione di canzoni degli stessi autori e degli stessi interpreti, a somiglianza, diciamo, di un concerto dal vivo o di un recital, non nasce in Inghilterra negli anni 60, nasce in Francia negli anni 50. Cioè, l'idea dell'album come contenitore di materiale nuovo non è legata ai Beatles, è legata a Brassens e a Brel. No. Questo è solo uno dei mille esempi che si trovano poi quando si parla di queste cose. La prima musica di successo globale è la canzone napoletana. Il primo cantante che vende più di 1 milione di copie di dischi è Enrico Caruso. No? La prima musica extraeuropea di grande successo internazionale non è rock and roll, è il tango, è Carlos Gardel. Quindi se non si guarda a tutto il mondo, se non si guarda a queste storie, non si capisce niente della popular music. Come mai tutte le canzoni italiane, francesi, greche degli anni 20 sono delle abanere o dei tanghi? No? Dal tango della gelosia, balocchi e profumi, creola dalla bruna aureola, perché in quel momento lì il modello era la canzone latinoamericana ed era in particolare il tango. Forse l'italiano è una lingua che tollera meno i cambiamenti, gli spostamenti di significato rispetto ad altre lingue, no? Per cui cambiare l'accezione di popolare da quella che è dominante nella tradizione italiana di musica orale e contadina a quella invece di una musica di massa, eccetera, è problematico. La funzione che entra in gioco spesso in questo tipo di fruizione dell'opera musicale è complessa, non è necessariamente di natura estetica, ed è legata poi a modalità di ascolto diverse. Noi siamo abituati a considerare, perché ci spinge a farlo, una tradizione estetica che però non è molto di vecchia data, risale alla seconda metà dell'Ottocento, che la musica abbia tanto più valore quanto più viene ascoltata con attenzione, ma non tutta la musica viene ascoltata così, nemmeno la musica da concerto. Il processo dell'ascolto è più complesso di questa semplificazione, no? Gran parte del processo di ascolto in realtà avviene a livello inconscio, e l'attenzione è qualche cosa, è un processo cognitivo che, diciamo, sta sopra e tira i fili di processi dei quali noi non ci rendiamo conto. E di conseguenza molto spesso quando noi ascoltiamo qualche cosa in modo apparentemente distratto, però di fatto stiamo ascoltando, ma con una funzione diversa.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire poi che chi ascolta in questo modo è meno sensibile alla ripetizione del consumo. Nella storia della radiofonia degli anni 50, che è molto rivelatore da questo punto di vista, è raccontato come il momento in cui nasce l'idea della programmazione a rotazione sulle radio, no? Cioè del format di flusso per cui una radio ha una specie di orologio che si ripete ogni ora in cui al tale minuto c'è la tale rubrica e i pezzi sono distribuiti all'interno di questi slot e si ripetono durante la giornata. Come nasce questo sistema di programmazione che poi è quello della maggior parte delle radio commerciali ormai? Si racconta che nasca dal fatto che due responsabili di una radio americana erano entrati in un bar dove c'era un jukebox negli anni 50 e erano rimasti stupiti dal fatto che gli avventori di questo bar, che erano soprattutto ragazzi, andassero a mettere una moneta nel jukebox e più o meno mettessero sempre le stesse canzoni. No? Invece che mettere una varietà di canzoni, insistevano a mettere alcune che erano quelle più gradite. Bisogna ricordare che fino ad allora nella radiofonia la ripetizione era un tabù. No? In tutta la storia della radio, dagli anni 20 fino agli anni 50, no? Era proibito trasmettere, cioè se un programmatore si faceva sfuggire lo stesso brano due volte veniva redarguito, no? Ma questo l'abbiamo già messo stamattina. Allora, cosa succede? Questi due assistono a questa situazione, non solo, ma poi a un certo punto il bar chiude. La cameriera, che ha lavorato tutto il giorno nel bar, comincia a mettere gli sgabelli sulle cose, eccetera, poi va a mettere una monetina nel jukebox e rimette di nuovo quella stessa canzone, no? Lei che l'aveva sentita per 8 ore o di più durante tutta la giornata, no? E allora questi dicono: c'è qualcosa di sbagliato nell'idea che noi avevamo sul tabù della ripetizione. Non viene ascoltato allo stesso modo rispetto a come si presume che si debba ascoltare la musica da concerto. I due processi però possono sovrapporsi, nel senso che c'è una modalità molto tipica dell'ascolto della popular music che è di pura ripetizione, no? Di pura riconferma di una cosa che ti ha prodotto un certo piacere. Le ciliegie, no? È una buona, adesso ne voglio, non è che uno se ha un piatto lì di ciliegie e ne mangia una, dopo dice: ah, no, ciliegie oggi basta, no? Continua, e se cioccolatini, cioè è un fenomeno di bulimia, però legato alla gola, è un'esperienza, ti è piaciuta e tu la vuoi ripetere, no? Però, come nel caso delle ciliegie, dove se uno ha un buon palato, man mano che le mangia scopre dei nuovi sapori, no? Non è detto che attraverso questo meccanismo di ripetizione non ci sia anche un fenomeno di stratificazione, di comprensione a diversi livelli. Ad esempio, nell'arco degli anni 60, il periodo che va da, non so, il 64 più o meno, 65, nella produzione dei Beatles e degli altri gruppi inglesi, e che arriva fino ai primi anni 70, è caratterizzato invece precisamente da questo tipo di ascolto. Per cui è una musica popular legata a un ascolto ripetitivo, però è anche una musica che non accontenta al primo ascolto e che ti stimola a riascoltare un'altra volta e a capire qualche cosa di più. Il mercato in questo senso a volte può avere una funzione positiva. Io per carità non sono un teorico del mercato o del valore positivo del mercato, ma ad esempio a metà degli anni 60 il mercato aveva avuto una funzione positiva in modo formidabile nella musica, perché quando nel 65 il mercato americano si apre alla musica inglese e qualunque disco di un gruppo inglese va in classifica negli Stati Uniti, cosa che non era mai successo nella storia, no? Perché era successo che andasse primo in classifica in America Modugno, ma non era mai successo a un disco inglese, no?
Invece, a partire dai Beatles, questo succede e addirittura nell'estate del 65 c'è una settimana che purtroppo adesso non vi so dire quale fosse, in cui di 20 dischi nella classifica americana, 19 sono di gruppi inglesi, no? E uno solo di un gruppo, di un artista americano. Questo però cosa vuol dire? Che le case discografiche inglesi, che poi sono le multinazionali, sono incoraggiate a dare credito ai loro musicisti, perché visti i risultati del mercato, e quindi cominciano a concedere ai gruppi tempo di lavoro in studio di registrazione per fare cose nuove, maggiori investimenti, anche pubblicità, visibilità, ma soprattutto disponibilità anche a fare le cose, no? Perché anche poi il rock sperimentale di fine anni 60, primi anni 70, il progressive, King Crimson, queste cose qua, nasce dal fatto che i discografici non capiscono niente di questa musica, però vedono che vende, e quindi dicono: vabbè, quanto vi serve per fare un album? 4 mesi di studio e registrazione? Vabbè, proviamo. Cioè, adesso l'idea dominante nell'industria discografica è che ci sia un numero ristrettissimo, sempre più ristretto, di artisti che possono vendere. Monocultura, tutto si concentra su quei nomi e man mano vengono scremati tutti gli altri. L'aspetto più problematico, in effetti, è che non solo c'è, diciamo, una produzione di scarso livello, una produzione consolatoria, ma esiste anche una specie di fatalismo o di ideologia della produzione che convince gli aspiranti musicisti che o si fa così oppure non c'è lavoro. Ci siamo tutti abituati a certe comodità e non si fanno delle cose che invece 40 anni fa erano normalissime. Cioè, 40 anni fa c'era gente che partiva in autobus e andava in India, no? A parte che oggi non si può più fare perché dovresti attraversare l'Iraq e l'Afghanistan, no? Però non credo che, se fosse possibile, ugualmente la gente lo farebbe, anche perché forse troverebbe un volo a basso costo. Io non ho mai avuto il culto della scomodità, no? Cioè, se io avevo pochi soldi e volevo andare in Grecia negli anni 70, no? Prendevo un traghetto, ma se poi scoprivo che la cabina costava poco, io non dormivo sul ponte con sacco a pelo, dormivo in cabina, no? Il problema è che adesso invece nessuno nemmeno inizierebbe a contemplare l'idea di dormire sul ponte, no? Perché se non hai prenotato un viaggio, magari anche con un'agenzia che ti fa trovare tutto comodo. Perché? Anche perché viviamo in un mondo ossessionato dalla paura, per cui tutti pensano che ci sia un terrorista dietro ogni angolo, che ti scannino, che ti rapinino, no? Anche per andare in posti normalissimi, vicino a casa nostra, no? Cioè, gli intellettuali italiani sono in larghissima parte privi di coraggio e completamente ripiegati sul, chiamiamolo pure, sistema, no? Che poi è il sistema dei media. Sono totalmente asserviti al sistema dei media, e il sistema dei media è in larga parte di proprietà del famoso imprenditore di Arcore. E gli intellettuali hanno il sacro terrore di essere espulsi dal sistema che gli dà da vivere, no? Perché fra l'altro non ci sono molte alternative, anzi quasi nessuna. Non è che sia molto diverso in altri paesi, però in altri paesi ci sono intellettuali che hanno preso delle posizioni scomodissime in momenti veramente molto difficili e che hanno sostenuto queste posizioni. Ezra Pound ai suoi tempi, penso in tempi più recenti a gente come Chomsky negli Stati Uniti, ad esempio. E da noi quasi nessuno. Del resto lo si è visto quando ci sono stati quei professori di Roma che hanno firmato l'appello contro la visita del Papa, sono stati sostanzialmente linciati. Cioè, in qualsiasi altro paese del mondo ci sarebbe stata la più ampia solidarietà da parte di qualunque persona di buon senso, no?
Invece da noi sono stati del tutto isolati e continueranno ad esserlo. Vabbè, questa è la situazione in un paese dove c'è un'enorme concentrazione nei media e dove sostanzialmente tutti lavorano per il faraone. Cioè il mercato americano è talmente più grande di quello italiano che anche una piccola nicchia di quel mercato è una nicchia che permette la sopravvivenza. No? Cioè una garage band di un paese sperduto dell'Oklahoma può vendere 50.000 copie di un suo disco o può avere su MySpace non so, 1.000 fan che gli mandano un dollaro per incidere il loro nuovo disco, no? In Italia tutto questo si riduce in un mercato che non è nemmeno proporzionato alla popolazione italiana. Okay. No? Cioè, in Inghilterra si vendono 4 album, 4 CD all'anno per abitante. In Italia se ne vende meno di uno. Credo che ormai siamo arrivati a mezzo CD all'anno per abitante. Lo stesso per quanto riguarda le tirature dei giornali, eccetera. E quindi è ovvio che in Italia ci sia l'ossessione per lo share, perché l'audience nel suo complesso è talmente piccola, no, che se vai sotto un certo share sei sotto il break even, cosa che non succede non solo negli Stati Uniti ma anche nei maggiori paesi europei. E questo spiega anche poi le fife blu degli intellettuali, perché è ovvio che se tu decadi da un quotidiano che vende, e sembra che sia una cosa spaventosa, 300.000 copie, no? E decadi a uno che ne vende 50.000, non sei più nessuno, no? Ma le 300.000 copie o 500.000 di quotidiani importanti come quelli italiani sarebbero in altri paesi le vendite di un giornaletto di provincia. Esiste un'ideologia molto radicata nell'Accademia italiana che invece un buono studioso è uno che non appare e che soffre e che casomai lavora per 15 anni a delle cose totalmente inutili per promuovere la sua carriera e per diventare un buon accademico. No? E io lo so per certo, anche perché ho avuto delle polemiche recenti con alcune di queste persone, che il fatto che io abbia sempre scritto le cose che piacevano a me, cioè io ho scritto saggi sulle canzoni dei Beatles o su, non so, la musica elettronica o la produzione degli album popular o sulla musica da film, no? E che non sia stato costretto a passare 10 anni della mia vita a scrivere sui libretti di sconosciute opere del 600 che si trovano in un fondo nella parrocchia di Vicenza, di non so dove, no? Per fare carriera, questa cosa è vista come un affronto, no? E appunto in questo senso io mi confronto col narcisismo perché sono sicuro che vengo considerato come una persona ingombrante, imbarazzante, solo perché ho sempre fatto solo quel che mi piaceva. Qualunque messaggio che pretenda di essere fortemente comunicativo e quindi di far riflettere sulla natura del messaggio, sulla materia del messaggio, quindi di essere estetico, ha bisogno di questa ambiguità, di questo conflitto di livelli, di questa molteplicità di significati. Questo credo che sia nella natura proprio della comunicazione estetica. Una volta Furio Colombo, in un incontro alla Camera del Lavoro qualche anno fa, quando c'era l'illusione, diciamo, che si stesse formando una sinistra critica ma di massa e così via, e Colombo disse: io non so, in realtà non sono mai stato un rivoluzionario, io continuo a essere quello che sono sempre stato, cioè un riformista, uno che crede anche
nel capitalismo, un democratico all'americana. Il problema è che tutti gli altri sono talmente spostati a destra che io sono rimasto esattamente nello stesso posto e adesso Berlusconi mi considera un comunista, un rivoluzionario. Fra l'altro, vedere questa situazione da fuori dall'Italia, dove mi capita di andare spesso, è veramente istruttivo, perché è quando uno va in Inghilterra o in Spagna o in Grecia che si rende conto che il centro è da un'altra parte, no? E quindi ritrova, è come se il mondo assumesse una geometria più normale, no? Qui viviamo all'interno di un'anamorfosi, cioè di qualche cosa di molto strano, per cui a te sembra di essere una persona normale, invece ti ritrovi a essere un vicino delle Brigate Rosse, quasi quasi, no? Io penso che, specialmente nella prima parte degli anni 70, l'elemento principale del movimento, compreso il movimento studentesco, fosse un riformismo radicale. Non era una posizione, diciamo, rivoluzionaria, alternativa. Era il desiderio di una riforma radicale del sistema, che però non andasse, cioè nessuno veramente pensava, se non pochissimi, di fare dell'Italia una Repubblica Sovietica. Si pensava di farne un buon Stato europeo dove le cose, dove la democrazia prima di tutto funziona, dove certi diritti sono rispettati e così via. Questo è un po' il quadro. Poi alla fine è stata ricostruita la storia, per cui di quegli anni lì ci si ricorda soltanto l'ultra estremismo, il terrorismo, la clandestinità e queste cose, ma la grande maggioranza delle persone che la pensavano a sinistra in realtà erano persone che volevano riformare in modo radicale, diciamo in senso socialista, la società italiana.